Un vero e proprio terremoto all'interno del Consiglio di amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi. 3 consiglieri su 5 hanno infatti rassegnato le dimissioni. Si tratta di Cristiano Cini e Anastasia Mancini, nominati dalla provincia di Arezzo, e di Michele Morelli, designato invece dal Comune. Rimangono nel Consiglio di amministrazione solamente il presidente Andrea Boldi e il suo vice Elio Vitali, che sono in quota Regione Toscana. Si è chiuso un ciclo, questo Consiglio è evidentemente in questo momento, pur essendo vivo perché sono ancora in carica presidente e vicepresidente, in realtà è ridotto a 2/6 di quello che era la sua complessione iniziale, e quindi mi pare evidente che non possa continuare a gestire temi così rilevanti come sono quelli del passaggio definitivo alla Italian Exhibition Group del comparto relativo alle fiere orafe, e quindi tutta la gestione strategica della importante struttura Arezzo Fiere Congressi. Quindi si preannuncia un rinnovamento, ma soprattutto mi fa piacere che a distanza di 3 anni l'assessore Cioffo abbia pubblicamente dato atto di quella che era una mia richiesta di 3 anni fa, e cioè di dotare la struttura di un direttore che faccia di mestiere il direttore per l'appunto di enti fieristici ed espositivi, lasciando alla presidenza il ruolo di presidenza. Quindi mi pare che pian pianino tutta la parte pubblica stia convergendo su un obiettivo, che è quello di far rinascere Arezzo Fiere su nuovi indirizzi di gestione legati soprattutto all'aumento delle presenze in città, non solo di espositori ma soprattutto di clienti e di persone che frequentano o per esposizioni o per congressi o per altro la nostra città. Io penso che questa decisione delle dimissioni sia frutto più che altro delle schermaglie che ci sono state prima del sindaco in consiglio comunale e poi della risposta del presidente di Arezzo Fiere. Penso che l'amministrazione comunale di Arezzo, anche se è un socio di minoranza di Arezzo Fiere, ma è l'amministrazione che ha delle ricadute fondamentali più importanti da Arezzo Fiere, quindi penso che una armonia e un colloquio fattivo tra le due istituzioni sia fondamentale.